Good morning, beautiful people. Buon lunedì, buon febbraio. Siamo già a febbraio, finalmente siamo a febbraio in realtà. Lo so, non sono l'unica a dirlo, ma gennaio quest'anno è stato particolarmente bizzarro perché è iniziato abbastanza veloce e poi a un certo punto si è fermato e non finiva più. E quindi niente, ce l'abbiamo fatta, però abbiamo terminato il mese. E niente, questo è un episodio del classico Coffee Talk in cui vi parlo, vi racconto un po' com'è andata e com'è andato il mio mese. Ci cioè, davanti a una tazza di caffè e oggi abbiamo questa. Non so se ve l'avevo già fatta vedere questa. Scoperta in un mercatino dell'usato. Super carina, però adesso è un po' caldo. Allora, oggi per me è il 1º febbraio. E questo vuol dire tante cose. La prima di tutti che è ufficialmente finito il mese no buy. La challenge è terminata. Ce l'abbiamo fatta. In realtà i risultati sono stati molto particolari. Ve ne parlerò meglio nel prossimo video che dovrebbe uscire tra una settimana più o meno. Ho deciso che quest'anno non mi pongo, diciamo, troppi obiettivi di pubblicazione, quindi se siete interessati a vedere i video vi dovete iscrivere al canale, magari attivare le notifiche, seguirmi su Instagram, lì ovviamente comunico ogni volta che esce un nuovo video, perché usciranno quando usciranno. Ho tantissimi progetti in corso, uno che mi sta particolarmente a cuore, che non vedo l'ora di condividere con voi, e quindi niente, i video arrivano quando arrivano. Mi dispiace, ma io ci metterò tutte, anzi, il mio obiettivo è cercare di migliorare la qualità dei miei video, quindi fatemi anche sapere, non ancora ovviamente, però fatemi sapere se poi notate questo cambiamento oppure no. Io invece sto notando il fatto che i miei capelli stanno diventando lunghissimi, cioè veramente, vabbè, cosa fuori tema, però l'ho appena notato nel viewfinder. Allora, gennaio, mese dedicato alla sfida No Buy, di cui vi parlerò appunto nei prossimi video, quindi non occupo più spazio in questo. Un'altra cosa che ho fatto nel mese di gennaio è yoga. L'anno scorso avevo fatto i 30 giorni di challenge di Adrian, yoga con Adrian su YouTube, mi erano piaciuti un sacco e ho deciso di rifarlo anche quest'anno. Ho iniziato un po' più tardi perché c'era famiglia, c'erano cose, quindi niente, ho iniziato più tardi. Ho iniziato più o meno il 7 o l'8 gennaio più o meno, quindi sto ancora terminando i miei 30 giorni. È stata dura perché l'anno scorso, cioè 2 anni fa, 2018, 2018, avevo continuato a fare un po' di yoga durante tutto il periodo dell'anno più o meno, non in modo consecutivo, però l'avevo fatto inizio anno, poi l'avevo ripetuto d'estate, poi verso settembre-ottobre, quindi diciamo, ho mantenuto un'elasticità che invece nel 2019 ho perso perché ho fatto yoga i primi 2 mesi dell'anno in modo consistente, poi mi sono iscritta in palestra e ho abbandonato lo yoga. Ne ho risentito, probabilmente i problemi al collo, alla schiena, eccetera, sono dovuti anche a quello, il fatto che comunque io passo la mia vita seduta perché lavoro alla scrivania e davanti al computer, eccetera, quindi questa cosa sicuramente non beneficia e quindi ho iniziato a fare yoga ed è stato molto molto difficile all'inizio, però adesso pian pianino sono al 27esimo, 26esimo giorno più o meno e sta andando un pochino meglio. L'obiettivo è continuare a fare yoga. Per il mese di febbraio l'obiettivo è fare yoga tutti i giorni e andare a camminare tutti i giorni per un'ora. La mattina quindi è passeggiata. Tucker è molto felice di questo. Tucker? Sei felice della passeggiata? Direi di sì. Quindi un'ora di passeggiata, poi torno e faccio yoga. Quindi sono mattinate un po' intense, ma spero mi facciano bene. E
E niente, quindi a gennaio c'è stato quello. A gennaio ho lavorato tantissimo su questo mio progetto personale, che poi vedrete, inizierete pian piano. Io sono troppo curiosa di sapere anche i vostri feedback. E niente, poi c'era l'obiettivo che avevo messo in un mese particolare di quest'anno, che era quello di leggere 10 pagine al giorno, però ho l'obiettivo in generale di leggere di più, perché ogni volta che leggo poi dopo sono anche più produttiva, più creativa, eccetera. Sapete, io lo dico sempre che per essere più creativi bisogna far lavorare il nostro cervello con la fantasia e leggere sicuramente una di queste cose. Quindi avevo iniziato a leggere un libro, ma che non mi ha mai realmente catturato, e quindi poi la mia attenzione è scomparsa fino a ieri, praticamente, fino a ieri, perché ieri ho iniziato in realtà non a leggere, ma ad ascoltare. Ma ho notato che il mio cervello funziona nella stessa maniera, quindi anche se ascolto va bene. E ieri ho iniziato ad ascoltare il manuale per ragazze rivoluzionarie di Giulia Blasi, e è su Audible. E diciamo che non ho ancora messo giù, mi manca solo un'ora e mezza. E vi giuro, l'ho iniziato ieri pomeriggio, e non l'ho stoppato solo per dormire, cioè tutti gli altri momenti ho ascoltato questo libro ed è veramente fantastico. Leggetelo, regalatelo, è veramente, veramente bello. Parla del femminismo, ma spiegato proprio in termini approfonditi, in termini storici, non è pesante. Se lo ascoltate, lei è anche una bravissima narratrice, quindi si ascolta anche molto bene, molto fluido. È veramente bello. E sempre sulla stessa trama, l'altro giorno ero in centro con la mia mamma e sono andata a prendere il libro di Irene, Parità in pillole, che è uscito da pochissimo, mi sembra sia uscito tipo il 26 gennaio. Infatti non l'avevano ancora messo fuori in libreria, era arrivato il giorno prima. E non mi piace tanto la copertina, perché è così, non la capisco molto, ma tanto la copertina non è importante il contenuto. Non l'ho ancora letto, quindi non so dirvelo, però io di Irene avevo letto l'altro libro, che è... aspetta che lo trovo. Che era questo, Creiamo cultura insieme. Questo qui l'ho divorato in un giorno. Anche questo secondo me è un libricino che è molto bello, perché spiega molto bene come rapportarci con gli altri, come comunicare con gli altri, e come a volte ragioniamo solamente con il nostro punto di vista, e invece dobbiamo accettare che le nostre parole possono ferire qualcun altro, anche se noi non le abbiamo dette per ferire, ma non è importante il motivo per cui non le abbiamo dette, è importante anche considerare, se non di più, è importante considerare il risultato che le nostre azioni e le nostre parole hanno sulle persone con cui ci rapportiamo. E quindi è un libricino che secondo me è molto bello da leggere per migliorarsi, proprio per cercare di essere persone migliori, ma io lo regalerei anche a tutti i ragazzi, proprio per crescere in maniera, guardando il mondo con un po' più di serietà e di importanza alle azioni che facciamo. Quindi niente, appena finisco, tra un'ora e mezza, quando finisco di ascoltare l'audiolibro Manuale per le ragazze rivoluzionarie, inizierò a leggere Parità in pillole. E niente, queste sono le mie letture di questi giorni. E su cos'altro vi devo aggiornare? Ah, due cose. Uno,
che oggi è il 1 febbraio, quindi è il primo giorno della seconda challenge. La seconda challenge che vi ricordo riguarda Skillshare, ovvero l'obiettivo di seguire un corso al giorno per 30 giorni. Inizierò oggi, mi ero fatto un libretto con le lezioni che volevo seguire, ma non ce l'ho qui sotto mano, quindi non so ancora che lezione seguirò oggi, ma farò il mio primo corso e sono molto emozionata. Penso che farò un corso legato all'iPad Pro e a Procreate. Mi sento così creativa. Oppure sull'editing video, su come editare video, come registrare video, dato che devo registrare video sulla prima challenge. Quindi penso che quello sarà il mio obiettivo. E l'altra cosa che ho iniziato a fare questo mese, che voglio condividere con voi, perché mi sembra importante, è che ho iniziato a lavorare con un business coach. Un business coach con cui ho scelto di lavorare per migliorare le mie tecniche di vendita, il mio approccio alla vendita e in realtà poi alla fine stiamo toccando tantissimi temi che variano proprio alla tipologia di servizio, alla tipologia di clienti con cui lavoro, eccetera, eccetera. È un lavoro simile a quello che faccio io con i miei clienti, non necessariamente, cioè non in modo, non proprio uguale, 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 però ci sono tante similitudini. E mi sono resa conto dell'importanza di due cose. Una che sapevo già, però ho riconfermato, è il fatto di non dare mai per scontato né la propria formazione né il fatto di poter migliorare anche come professionista. Come ogni psicologo, probabilmente va dallo psicologo, ogni business coach, ogni consulente, ogni business strategist come sono io, è giusto che ogni tanto vada da qualcun altro per fare un po' di reset del suo business, perché specialmente quando si lavora da soli, è difficile fare sempre un'analisi introspettiva e su se stessi, con l'unico punto di vista che è appunto il nostro. Manca quella cosa di confronto, manca quei punti di vista diversi che fanno crescere un'idea. Quindi a volte è importante, anche se uno si sente sicuro del proprio lavoro, si sente sicuro, ha tutte le capacità di copywriting, di comunicazione, di social media marketing, di business strategist, qualcosa così. Se si tratta di se stessi, chiedere un punto di vista diverso di una persona che fa lo stesso lavoro, fa un lavoro simile e che quindi vi può aiutare ad analizzare la vostra situazione da un punto di vista diverso, magari ampliando anche la vostra visione che negli anni può essersi un po' troppo costretta. Ecco, questa secondo me è una cosa veramente importante, infatti io ho chiesto aiuto anche per una parte di questo progetto a una ragazza che fa branding e copywriting che poi vi presenterò per aiutarmi proprio nella creazione, nella definizione di questo progetto. Poi chiedo aiuto ovviamente anche alle mie amiche della Mastermind, a Lisa e a Kim che mi stanno dando un supporto immenso, infatti gli dovrò fare un super mega regalo alla fine di tutto questo. E niente, quindi il chiedere aiuto e l'affidarsi a un professionista esterno, anche quando sono capacità che noi riconosciamo di avere, quando si tratta di noi è giusto, perché abbiamo bisogno di un punto di vista diverso, se non altro perché noi non vendiamo a noi stessi. Se io vendessi il mio servizio a me stessa, sarebbe tutto a posto. Ho le idee chiare di come funziona, del valore che ha, eccetera, eccetera. Però noi non vendiamo a noi stessi, noi vendiamo ad altre persone, persone che non ci conoscono, che non sanno il valore del nostro lavoro, che non lo comprendono immediatamente perché non hanno il nostro stesso background. E quindi a volte guardare la nostra comunicazione, il nostro business, il nostro progetto con gli occhi di qualcun altro è una cosa illuminante. Infatti,
La mia visione, anche solo nelle prime sedute, si è ampliata tantissimo e quindi sono veramente felice di questa cosa. E niente, non affidatevi mai a un professionista che non accetta di non essere ancora, cioè non accetta di avere ancora qualcosa da imparare, che si sente già arrivato, perché nessuno è mai arrivato. Ci sono sempre qualcosa di nuovo da imparare, c'è sempre un punto di vista diverso da analizzare, da prendere in considerazione. E chi si sente troppo arrivato, chi pensa di aver già tutti gli strumenti a disposizione, eccetera, a mio parere, mente. A mio parere non è onesto e forse anche un po' troppo nel passato. Se credi di avere già tutti gli strumenti, vuol dire che non ti sei informato e non hai capito quello che c'è là fuori, quello che di nuovo c'è là fuori a tua disposizione. E, quindi non abbiate paura, sia che vi confrontiate con me, ma con qualsiasi altro professionista. Non abbiate paura quando una persona vi dice: non lo so, ma ci guardo, non lo so, ma vediamo di trovare la soluzione, vediamo di vedere se è la soluzione giusta per te. Perché chi dice, chi è a conoscenza di tutto. Non so se esista veramente qualcuno che ha conoscenza di tutto, che ha una formazione avanzata su tutto ciò che c'è a disposizione nel mondo. Mi sembra un po' tanto da avere sulle proprie spalle, cioè vorrebbe dire passare ogni singolo secondo della propria giornata a leggere tutti gli articoli, a studiare tutti gli strumenti a disposizione. E per me, onestamente, cioè, non mi sembra qualcosa di fattibile e di umano. Quindi io so quello che so, pian piano cresco e imparo nuove cose, ma ci sarà sempre un'altissima percentuale di cose di cui non sono a conoscenza o che non ho mai provato in prima persona. Però nel momento stesso in cui qualcuno mi richiede qualcosa, io ci guardo e ho la criticità e l'esperienza per capire se una cosa è utile, se una cosa non è utile a quella persona, come poterla utilizzare nel modo più corretto. Quindi la professionalità non sta nel conoscere tutto di tutti, ma di avere una visione critica nel capire se quella cosa è importante per te oppure no. Quindi ecco, volevo darvi giusto diciamo, questo mio punto di vista, così che quando vi approcciate con un professionista a cui chiedete aiuto per qualsiasi cosa, può essere anche nell'aggiustare la vostra caldaia, spero che l'aggiustino non come la mia, che me la lasciano. Ah, non vi ho detto questa cosa, ma sono restata senza acqua calda e senza riscaldamento per una settimana. Stato freddo. Comunque, dicevo, per qualsiasi cosa non abbiate timore di un professionista che vi dice non lo so, ma ci guardo. Abbiate più timore dei professionisti che vi dicono no, 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 assolutamente quello no, perché so già o quella cosa non serve a niente, eccetera, eccetera. Perché io diffiderei più da quelli che si sentono già arrivati piuttosto che da quelli che riconoscono di magari non avere delle lacune, ma sono pronti a mettersi in ballo al 100% per colmarle. E niente, io adesso mi vado a bere il mio caffè, a mangiare il mio cioccolatino che mi ha portato ieri mia mamma, anzi l'ha portato a lui, ma l'ho rubato io. Ho anche fatto questo smalto un po' così super fashion hipster. Provavo, ieri era giornata di prove e poi vado a fare il mio primo corso di Skillshare. Anzi, vi lascio in info box qui sotto il link per iscrivervi a 2 mesi gratis con Skillshare. E se l'inglese per voi non è un problema, e come dice Giulia Blasi, è il 2018, dove pensate di andare se l'inglese per voi è un problema? È un inglese molto che si capisce molto molto bene, quello dei corsi di Skillshare, quindi almeno della maggior parte, quindi secondo me qualcosa potete trovare che vi aiuti nella vostra crescita personale. Ve lo lascio qui di sotto, 2 mesi gratuiti. E niente, io vi saluto, vi auguro una buonissima giornata, un buon inizio di settimana e noi ci vediamo presto con il video della prima challenge.